E colgo subito l'occasione, mi aggancio proprio all'ultima frase dell'amministratore delegato, perché credo che una delle cose più importanti, visto che la realizzazione di questo lavoro, questo, se vogliamo, successo che abbiamo ottenuto, conta 2 anni e mezzo di attività in cui abbiamo cercato di capire che come muoverci, è proprio un messaggio che mando anche al governo. Usateci, nel senso che abbiamo imparato una serie di cose, ci stanno chiamando praticamente in tutta Italia per raccontare come abbiamo sviluppato questo processo, che non è stato semplice, perché chiaramente mettere intorno a un tavolo realtà, magari università e industria si parlano fortunatamente da tanti anni in questa città, in particolare con voi, con tutto il gruppo Finmeccanica e tutte le grandi aziende presenti sul territorio. Però è la prima volta che riusciamo veramente a fare un tavolo comune con il comune e parlare anche per volontà del vice sindaco sicuramente. E siamo riusciti comunque a fare sistema, e a fare sistema partendo dallo studio delle esigenze della città. Non abbiamo voluto portare il discorso di una tecnologia fredda che cadesse dall'alto, e che in combinazione ieri Calderini era a Roma con me per puro caso, nello stesso posto a parlare di Smart City, eravamo in sintonia totale, nel senso proprio il discorso che la tecnologia deve essere vista come un qualche cosa all'interno di un progetto così importante, che serve a risolvere e a rispondere alle esigenze della città. Per cui il nostro studio, anche come comitato scientifico, insieme a tutte le aziende che hanno partecipato al progetto, è partito prevalentemente da questo. E anche poi i temi che abbiamo scelto proprio anche per i progetti europei, come ha già detto il vice sindaco, sono partiti da individuare anche situazioni particolarmente critiche poi dal punto di vista sociale. Però abbiamo ovviamente fatto dell'altro, perché vogliamo andare oltre. Il brand ovviamente ci serviva come volano, perché quello che lo scopo principale poi di questa attività deve essere anche mettere in piedi un meccanismo che porti lavoro nella città, no? Che sia un volano significativo sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista dell'attività lavorativa. E per cui abbiamo pensato a tutta una serie di altri progetti studiati sull'infomobilità, sull'energia, sulla portualità, che da noi è importante, sugli edifici intelligenti, che vogliamo ovviamente proporre al 7° programma quadro a prescindere dal brand Smart City, e su questo stiamo lavorando proprio con le aziende. Con loro abbiamo un progetto molto interessante che è titolato con Elsag Silos, servizi innovativi per la logistica Smart City. Abbiamo Scott Fair, che è un progetto di supervisione del traffico ferroviario urbano esteso anche alle merci, ora non li sto a indicare, ma citavo quelli con l'azienda ovviamente presente, anche New Urban, che è stato fatto tra Ansaldo Energia ed Elsag, che riguarda tutte queste tematiche. L'importanza, e l'altra cosa di cui abbiamo imparato lavorando insieme, è l'importanza del progetto orizzontale invece che del progetto verticale. Una volta tanto, a partire da progetti verticali, siamo riusciti, in particolare il lavoro migliore forse è proprio stato fatto nel tavolo della mobilità, siamo riusciti ad avere dei progetti orizzontali che permettessero una collaborazione stretta delle varie imprese sedute intorno al territorio, anche se concorrenziali, che però sono disposte invece a fare un lavoro sinergico che rispondesse sempre alle esigenze della città. Un'altra cosa che abbiamo ritenuto estremamente importante è iniziare un percorso anche formativo, perché non c'è, io una cosa che ripeto sempre, quasi come slogan, che slogan non è, comunque non c'è Smart City senza Smart People, nel senso di portare a un cambiamento proprio del pensiero che le persone, il cittadino, devono avere, il modo di comportarsi, no? Nei riguardi ovviamente di queste tematiche così importanti. E abbiamo, grazie al Movida, che è un ente della provincia, iniziato un percorso presso le scuole elementari con un gioco che dice ai bimbi: inventati la Smart City. E di lì vorremmo proseguire con un altro progetto. Vorremmo mettere a disposizione del Ministero anche tutte queste nostre esperienze.
Un messaggio anche che lancio alle imprese: deve chiudersi questo percorso anche con qualcosa che dia speranza ai nostri giovani, e deve nascere un incubatore Smart City, un incubatore di impresa che dia la possibilità ai nostri giovani di essere anche loro parte integrante di questo processo. E abbiamo bisogno, un messaggio che mando in particolare a voi, perché abbiamo bisogno dell'impresa per realizzare questo processo, perché l'università da sola ovviamente non lo può fare. Lo vogliamo realizzare, abbiamo già a disposizione gli spazi, che saranno sulla collina degli Erzelli, tra l'altro nel palazzo dove si trasferirà Ericsson, per cui vicinanza anche con l'azienda, eccetera. E è un messaggio che mando questo all'amministratore delegato. Vi cercheremo un aiuto. A questo poi agganceremo un progetto ancora più grosso di un parco tecnologico che vorrà essere proprio basato su di nuovo la piattaforma Smart City. Ci siamo conosciuti, ci fidiamo, ormai lavoriamo bene insieme, e anche qua l'azienda è che, e arrivo a questo, perché l'idea veramente più importante, diciamo, che ha lanciato e che ha colpito molto anche a livello europeo, è stata la formazione dell'associazione Smart City, che è stata fatta a Genova, associazione i cui soci fondatori sono stati il Comune, l'Università, Enel, ma non Enel perché è stata la prima, il concessionario della distribuzione, ma poi non è che Enel abbia un trattamento particolare. Tutte le aziende che si sono consociate, sono circa una sessantina, forse adesso anche di più, e crescono. Io non lo voglio dire, sto cercando di portare anche un qualcosa di importante, perché ci possiamo trattare anche la monetica, che è un tema che può essere molto importante su Smart City. Per cui tante cose possono nascere da un progetto così bello. E la cosa che mi ha fatto piacere è che sull'agenda digitale ritrovo i punti che noi, lavorando senza pensare che potesse uscire l'agenda digitale con questa cosa, dopo un anno e mezzo ritroviamo proprio le cose che abbiamo percorso, per cui insomma con un po' di orgoglio possiamo dire che, sbagliando tante cose, ma qualche cosa poi alla fine l'abbiamo azzeccata. Volevo solo dire una cosa costruttiva, un messaggio sui bandi che sono usciti, che il governo ha emesso due bandi proprio, Smart City in Community and Social Innovation. Per ora è uscito il bando per le aree di convergenza, che sono circa 270 milioni di euro, se non vado errata. Ripensate un pochettino a come riproporlo, è un po' difficile. Magari ripensarlo non è una critica, si prova, è una cosa costruttiva. Ieri ero a Roma e molte anche delle grosse aziende che partecipavano. La base dei 15 milioni di euro, che vede una partecipazione al 50% dell'azienda con 5 partner, in un momento economico come questo vedo che è particolarmente pesante, e può essere ancora più pesante in una realtà come quella del Nord Italia, in cui vi sono molte piccole. Magari ripensatelo un attimo, vedete com'è la risposta. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma è un ritorno, vuole essere assolutamente un discorso costruttivo, perché potrebbe anche succedere che non ci se la fa a venirvi dentro. Sulle soglie e i 5 partner visti così diventa una cosa forse un pochettino complicata. Vi ringrazio dell'attenzione.